ritornando al periodo fascista, perché diciamo che è il periodo che occupa la maggior parte del mio lavoro, abbiamo parlato prima dei podestà, dei commissari straordinari. Allora, io voglio precisare una cosa, che se ufficialmente, storicamente, il fascismo è nato il 28 ottobre 1922 con la marcia su Roma, va bene, però le prime avvisaglie del fascismo dobbiamo andare al 1918, subito dopo la prima guerra mondiale, quando, come dicevamo, con il ritorno dei reduci, dove c'era grande fame, c'era bisogno di occupazione, c'era bisogno di migliorare le condizioni igienico-sanitarie, c'era da ricostruire tutto. Dopo qualsiasi guerra, la nazione che partecipa alla guerra deve essere ricostruita. Quindi qua non si è così la storia, e bisogna vedere così. È proprio da questo malessere che nasce già l'antagonismo tra i reduci che venivano strumentalizzati dagli agrari e i reduci che venivano strumentalizzati invece dal Partito Socialista. Perché ricordiamo che il Partito Comunista non esisteva ancora, perché il Partito Comunista è nato a Livorno nel 1921 ed è il Partito Socialista che era al potere a Cerignola. D'accordo? Allora nacque questo antagonismo per cercare di strumentalizzare i reduci della Prima Guerra Mondiale. Il 28 ottobre 1922, la marcia su Roma, Giuseppe Caradonna, una figura di cui non si è mai parlato. Io lo so, l'ho visto. Allora, ci sono delle foto, sempre gentilmente messe a disposizione dalla famiglia Reitani, che come ho già detto all'inizio, mi ha messo a disposizione l'intera documentazione fotografica familiare. Ecco, è doveroso da parte mia, scusatemi, spendere due parole per salutarvi a nome mio e dell'intera associazione Oltre Babela. Siamo lieti di aver registrato una partecipazione così numerosa e sensibile e interessata a questo appuntamento. Non avevamo dubbi che il dottor Franco Conte e il professor Antonio Galli, con l'aiuto dell'amico Natale Labbi, avrebbero offerto un appuntamento culturale di qualità, e io ringrazio veramente tutti coloro che hanno partecipato, hanno reso possibile questa rassegna che si conclude qui, e infatti vi aspettiamo all'ultimo appuntamento, che il 11 settembre si terrà a Palazzo Fornari, intorno alle 19 si terrà la conferenza stampa di presentazione della non edizione della Fiera del Libro. Siamo sicuri di aver costruito anche per quest'anno un programma ricco di novità e di qualità. Ci saranno tante novità, e prima fra tutte, insomma, voglio ricordare, l'ho ricordato anche in questi scorsi appuntamenti, questa partnership importante con una realtà scolastica vivace e attiva sul territorio, che è di Tetta Alighieri. Saluto il dirigente scolastico Salvatore Minino, che ringrazio veramente. Ringrazio anche gli esponenti di tante associazioni, di tante realtà e delle istituzioni che sono intervenuti, dall'assessore Carlo D'Ercole, davvero, all'editore Nicoretti, il signor Quacquarelli, ci porta i suoi saluti sebbene sia stato impossibilitato a partecipare. Davvero ringrazio tutti, ringrazio Michela Russo, che è la nostra fotografa, ringrazio tutti i volontari e le volontarie di Oltre Babela. A volte ci dimentichiamo del grosso lavoro che c'è dietro, dobbiamo ricordarcelo per prima noi, e veramente vi ringrazio.